Sì. Ok. T'ho fatto dire dal sergente di aspettare un momento. Sì, ma non ho tempo. Dov'è il tenente Hindman? Non c'è. Devo assolutamente parlare. Beh, è uscito. Che c'è di tanto importante che non può aspettare? Ho un altro indizio sulla scomparsa di April Atway. Smettila con questa non storia. Non cerchi di farmi stare zitto di nuovo, perché non funziona. Stavolta tutto il dipartimento di polizia dovrà sentire quello che dico. Ciao. Ciao. Che ti è successo? Ho avuto un incidente. Sono scivolato per le scale e mi sono slugato una caviglia. Sono andato al pronto soccorso e me l'hanno ingessata. Ma non preoccuparti, ci sposiamo lo stesso. Alan. Sarà fantastico, April. E quando saremo sposati, sono sicuro che tu mi amerai almeno quanto ti amo io. Ti sbagli. Che ti succede? Non ci sarà nessun matrimonio. Non è possibile. Non ho intenzione di sposarti. Ehi, aspetta, non scordare questo. Ah, ti ringrazio. Mi sembra impossibile di essere io quello che riempie le cartelle in questo modo e scappa al lavoro. Non saresti in ritardo se non avessi mangiato due porzioni del mio dolce di frutta? Beh, ti confesso che non ho resistito. Ehi, fammi un favore. Non cucinare niente per pranzo. Ok. Altrimenti tra qualche giorno peserò un quintale. Anzi, ora che ci penso, sarà meglio che mangi solo un panino a scuola. Ciao. Va bene, d'accordo. Ciao. Oh, Jim, per fortuna ti ho trovato. Ciao, Sharon. Ciao, Anne. Che è successo? Gwyneth e io stamattina parleremo con Marty Edison per il suo lavoro alla Morelle e pensavo che volessi chiamarla per farle gli auguri. Sì, le telefonerò dalla scuola. Adesso ho fretta. Ciao. Ciao. Ciao, Jim. Anne, no, 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 prendi un caffè. Veramente? Coraggio, l'ho fatto da poco, è ancora bollente e poi è decaffeinato. D'accordo. E comunque volevo parlarti. Ah, sì? E di che cosa? Beh, lei non ha approvato la richiesta che Rick Stewart diventi l'assistente di Gwyneth. Ha fatto allusione al romanzetto? No, si è limitato a usare un tono professionale. Ha detto solo che Rick non ha abbastanza esperienza per quel lavoro. Bene, 1-0 per Clay. Già, ma sfortunatamente si è fermato qui. Lui non ha la tua capacità di risolvere con rapidità e fermezza i problemi di ogni giorno e ti assicuro che in ufficio sentiamo tutti la tua mancanza. Sì, tutti a parte Clay. Forse hai ragione. Grazie per quello che hai detto. Veramente sarei una bugiarda se negassi che quanto è successo brucia molto. Comunque ti assicuro che ci ho guadagnato. Ed ora eccomi qui, libera come un uccello e felice di esserlo ogni giorno di più. Raccontami, che effetto fa avere tutta la giornata per sé? È favoloso. E a parte le faccende di casa, come occupi il tempo che ti resta? Vuoi davvero saperlo? Sono molto curiosa. Intanto vado a fare spese ogni volta che mi va. Poi cucino piatti molto elaborati e succulenti per il mio maritino. Faccio ginnastica, leggo dei bei libri o guardo la televisione quanto mi pare. Ma che bella vita. Sì, e quello che mi sorprende è che mi piace molto. Non pensi che possa essere noiosa dopo un po'? No, non c'è nessun pericolo. La libertà non può essere mai noiosa. A proposito, perché più tardi non pranziamo insieme da soli? Oh, Shana, mi piacerebbe molto, ma oggi ho un pranzo di lavoro. Peccato. Tu ormai sei libera, ma non dimenticare che io sono ancora prigioniera della compagnia. Aspetterò. Presto ti sposerai e forse deciderai anche tu di fare la casalinga e potremo pranzare insieme ogni volta che vorremo. Come sta Harry? Anne? Sta benissimo. Va tutto bene? Sì. Ne sei sicura? Beh, sai, abbiamo qualche problema come tutte le coppie. Ma non è niente di grave. No, non ho intenzione di scaricare i problemi su mio figlio. Papà, io l'ho fatto con te per un sacco di tempo. Ma si tratta della situazione tra me e Ann, nient'altro. Cioè? Nessuno può farci niente, lo vuoi capire? No, smettila, per favore. D'accordo. Il vero problema è uno solo. Lei ha qualcosa che io non ho. La classe. Non ci posso credere. Ma è la verità. Non sarò mai all'altezza di una donna del genere.
né delle cose a cui è abituato. Oh, e quali sono? Che è di un altro ambiente. Anne. Ma che dici, papà? A lei non importa niente di queste cose. Il fatto che è nata ricca non vuol dire che sia una snob. Guarda Trisha. Lo so anch'io che non è una snob, ma ogni volta che usciamo insieme vengo colpito da qualcosa che si ripete sempre, la differenza che c'è tra noi due. Mi sembra di essere un miserabile cafone che non si merita una donna come lei. Ah, sì? Guardami. Insomma, papà, io ho un garage, faccio il meccanico, ma ho sposato un Alden. Il tuo caso è differente. È esattamente no, lo stesso. Ti sbagli. Sì, invece, è proprio così, solo che tu te ne preoccupi tanto e io no. Papà, sono le persone che contano, non conta la loro nascita. Lo so, continuo a ripetermelo anch'io. Se Ann ti avessi considerato socialmente inaccettabile, ti avrebbe già lasciato da un pezzo. Sì, forse. Certamente. Ma queste sciocchezze non contano niente per lei, e sai perché? Perché lei ti ama, papà. Ti è tanto difficile da accettare. Sì, certo, certo. Ho capito quello che hai detto. Ma quali prove hai che questo Alan Howard ha a che fare con la scomparsa della ragazza? Le ho appena mostrato la sua foto. Ned, una fotografia trovata in fondo a un armadietto non può essere una prova di complicità. Che altro vuole? Che altro vuole? Le ho detto che si comportava stranamente, che appariva sempre dove eravamo noi e poi che si è fatto fotografare da Marty senza nessun motivo. Questo ce l'hai già detto, non c'è bisogno che lo ripeti. Allora perché non fate qualcosa? Senti, il fatto è che niente è cambiato e siamo sempre al punto di partenza. Una ragazza è partita un paio di settimane fa, apparentemente di sua volontà. E quello che vedo è solo un giovanotto che continua disperatamente a cercarla, non accettando il fatto di essere stato abbandonato. Ma come fa a dire così? Questa è la prova. Qui non abbiamo nessuna prova. Ned, se chiedessi l'autorizzazione a investigare in base a quello che dici, mi butterebbero fuori a calci. È la sua ultima parola. Non vuole fare niente per aiutarmi? Non posso, mi dispiace. Stupido, avrei dovuto aspettarmi una cosa del genere, ma non importa. Non volete darmi una mano? Allora me la caverò da solo. Ned, perché non stai calmo? Lei è stato molto gentile, lo sa? Grazie di niente. Che vuole dire che hai cambiato parere? È tutto pronto ormai. Proprio per questo. Hai fatto tutto tu. Hai organizzato i preparativi. Hai deciso come e quando dovrà essere. Hai persino scelto il mio vestito. Suppongo che dovrò indossarlo, che mi piaccia o no. Mi dispiace, non ci ho pensato. Perché sono una prigioniera, nient'altro che questo. No, non è affatto così, April. Voglio che tutto sia perfetto e voglio che tu sia felice. Da come ti comporti non direi. Credevo di aver agito per il meglio, ma se c'è qualcosa che vuoi cambiare, la cambieremo. Se hai qualche desiderio, ti accontenterò. Non ti piace quel vestito? Per niente. Capisco che hai fatto del tuo meglio, ma sei un uomo. È normale che tu non capisca certe cose. D'accordo, dimmi quello che vuoi e lo troverò. Una volta ho visto un modello su una rivista femminile. Potresti disegnarmelo, tieni. Beh, ci proverò, ma non sarà facile trovarlo. Fammi vedere. Ok, deve lasciare le spalle scoperte. Bene. E avere le maniche a sbuffo. E la gonna molto ampia. È abbastanza semplice, ma lo vorrei anche ricamato. Sarebbe mi più sembra carino. Complicato. Ma è questo quello che voglio. Potresti anche farmelo fare. No, ci vorrebbe troppo. Alan, mi avevi detto che metterò a suo quadro Corinto per darti quello che vuoi, ma solo se posso averlo presto. Ma Alan... Farò del mio meglio, April. Ma anche se non troverò il vestito che desideri, tu e io ci sposeremo stasera. Ah, questa è proprio deliziosa. C'è molta atmosfera. Grazie. Quelle le ho scattate quando ero una fotoreporter. E qui in fondo... Ah, eccole. Ci sono quelle pubblicitarie che ho fatto quando sono tornata negli Stati Uniti. Questa me la ricordo bene. Deve aver lavorato con le agenzie più importanti. Ah, sì, è vero. Sono davvero fantastiche. Ah, Gwyneth, guarda questa. Ecco la pubblicità che ha danneggiato la diffusione della linea a Murello un paio di anni fa. Mi sono chiesta spesso dove il nostro concorrente avesse preso quelle ottime foto. Grazie. Mi dispiace. Ah, no. Lei faceva solo il suo lavoro. E devo dire incredibilmente bene. A suo tempo ho fatto molte ricerche per sapere chi era il fotografo. È stato allora che ho sentito il suo nome. Sono lusingata che apprezziate il mio lavoro. È ottimo, ci piace moltissimo, ma qui non c'è niente di recente. Marty, lei crede di poter ancora essere così brillante e creativa come un tempo? Domanda difficile. Deve perdonarmi, ma volevo solo essere chiara. Beh, allora cercherò di esserlo altrettanto.
Sarete al corrente del fatto che ultimamente ho avuto dei problemi personali. Quando Jim ha detto che voleva raccomandarmi per questo lavoro, l'ho pregato di essere onesto. Sto curando il mio alcolismo. Lo sappiamo. A dir la verità, ormai non bevo più da parecchio tempo e non ho intenzione di ricominciare. Nelle mie condizioni un solo bicchiere sarebbe un vero disastro. Sì, mi rendo conto. Ho avuto un problema del genere anch'io. Perciò apprezzo molto il coraggio che deve aver avuto per uscirne. La ringrazio. Scusatemi, ma sono costretta a tornare alla domanda iniziale. Marty saprà darci la stessa vivacità, la stessa originalità, le stesse immagini che è riuscita a dare alla concorrenza? Bene. Non mi è mai piaciuto fare promesse, ma dato che ho superato lo stadio più difficile, le mie foto saranno perlomeno molto buone, certamente migliori di quelle di chiunque altro. Credo che farò un buon lavoro per Amorelli. Lei è molto convincente. Ha fiducia in se stessa, però non si sopravvaluta e questo mi piace. Grazie. A questo punto ci lasci qualche giorno per riflettere e poi la richiameremo. D'accordo. Grazie ancora per averci mostrato il suo lavoro, è stato un vero piacere. Le telefoneremo presto, Marty. Grazie, aspetterò. Arrivederci. Evviva! Davvero notevole, dovremmo assumerla immediatamente. Sono d'accordo con te, ma bisogna comunque seguire la normale procedura. Fare richiesta all'ufficio del personale, preparare il contratto. Tutto questo è così frustrante. Cosa? Non sono ancora riuscita ad avere un assistente che sbrighi queste pratiche. Se l'avessi, potrei risolvere tutto entro la fine della settimana. Eh sì, è molto seccante. Devo portare avanti una tale massa di lavoro da non credere. E purtroppo non c'è una soluzione in vista. Ho saputo che Clay ha bocciato la tua proposta di avere Rick Stewart come assistente. Beh, forse è meglio così. Lui non conosce ancora bene la compagnia. Credimi, ho talmente bisogno d'aiuto in questo momento che assumerei uno scimpanzé se entrasse da quella porta. Anche nel tuo settore c'è questa confusione da quando Shana è andata via. Temo proprio di sì. Non avevo nessuna idea dell'importanza del suo contributo al nostro lavoro. Sono passata da lei stamattina e le ho detto quanto tutti sentiamo la sua mancanza. Ti è sembrato per caso che volesse tornare? Sfortunatamente no, è tutta presa dal cucinare, stirare, leggere buoni libri, fare spese. Non avrei mai creduto Shana interessata alle faccende domestiche. Eppure ti assicuro che non l'ho mai vista così felice. Fiori per il salotto fatto, bistecche per la cena fatto, tenda per la doccia fatto, chiamare l'idraulico fatto. Non c'è altro per oggi? Ciao. Ciao, Jim. Che fai a casa? Beh, t'avevo detto che avrei mangiato a scuola, ma non sopportavo l'idea di un panino solitario. E così sono uscito e ho comprato un pranzetto ipocalorico, ma molto appetitoso. Allora, ti va di farmi compagnia o hai troppo da fare? Devo parlarti. Ehi, non dovresti essere a scuola. No, sono appena stato alla polizia. Ah sì? Già, mi hanno trattato come un ragazzino idiota che non accetta di essere stato piantato. Non mi hanno neanche ascoltato e intanto nessuno mi sa dire dove è andata a finire. April, che diavolo sta facendo Alan? No. Non ti sembra di essere un po' esagerato? In che senso? Le cose che hai messo insieme su Alan sono abbastanza sospette. Ma non credi che sia ancora poco per metter su un'accusa? No, non sono affatto d'accordo. Comunque sono venuto a dirti che oggi non posso lavorare. Lo so, Steve, lo so che c'è molto da fare, ma prima di tutto devo trovare April. Ann? Ah, ciao, Winnie.
Oh, Harry, buongiorno. Ehi, riesco malapena a vederti dietro tutte quelle carte. Credo d'essere capitato in un brutto momento. Sai bene che posso sempre trovare un momento per te, Harry. Ma non importa, stavo cercando Anne. Vorrei portarla a pranzo fuori. La segretaria mi ha detto che era qui, allora... Mi dispiace, ma Anne aveva un pranzo di lavoro. Comunque sarei più che felice di prendere il suo posto. Posso sempre finire più tardi quello che stavo facendo. No, niente da fare, Gwyneth. T'ho detto più di una volta che sono un uomo fedele. Su, smettila, Harry. Ci sono uomini che sanno fare molto bene a questa parte. Ma a te non si addice. Stai sprecando il fiato. No, non credo proprio. Conosco troppo bene i tuoi gusti, Harry. Tu vuoi qualcosa di solido, qualcosa di reale. Sei un uomo fondamentalmente semplice, Harry. Non somiglia ad Anke, invece è il tipo... alle 5 e poi caviale per cena. Non sento una rispostaccia. Qual è il problema? No, niente. Hai forse scoperto la verità su te e Anne? Harry, voi non avete proprio niente in comune. Smettila, Gwyneth, non sono affari tuoi. Controllati, amico mio. Ho toccato un tasto doloroso. Te l'ho detto, questi non sono affari tuoi. Allora c'è davvero qualcosa che non va tra te e Anne, eh, Harry? No. Niente di cui voglia parlare con te. Hai già trovato il vestito? Perché? Ti dispiace? No, no. Sono solo sorpresa. Pensavo fosse difficile trovarlo. Ho avuto fortuna, l'ho trovato quasi subito. È identico al disegno. Bene, fammi dare un'occhiata. Oh, Alan, non mi piace il corpetto, non è quello che avevo in mente. April, voglio che questo matrimonio sia speciale per te come lo sarà per me. Ma non ho intenzione di aspettare ancora. Il vestito va benissimo così com'è. E te lo metterai per sposarmi stasera. Oddio, Ned, hai ragione. È ovvio che Alan è responsabile della scomparsa di April. Ora è tutto chiaro. Meno male che finalmente qualcuno mi crede. Avrei dovuto crederti fin dall'inizio, quando dicevi che non poteva essere partita. Già, avresti dovuto, ma non l'hai fatto. Perciò ormai non ne parliamo più. Ned, dove sarà adesso? E se... le ha fatto del male? Non devi neanche dirlo, Marty. Adesso dobbiamo solamente trovare Alan. Ma non hai nient'altro che un indirizzo falso. Non è vero, veramente ho qualcos'altro. Alan pensava di essere molto furbo, ma ora ho capito che vive dalla parte opposta della città. E tu come lo sai? Un giorno è arrivato in ritardo in officina e ha detto che c'era stato un incidente sul Northside Bridge. Un'altra volta ha detto di aver preso dei pezzi alla Hanks Furniture tornando a casa. E anche la Hanks si trova nel Northside. Al momento non ci ho fatto caso, ma ora il conto torna, è proprio lì che abita. Northside? Esatto. Bene. Allora che vorresti fare? Andare là e setacciare strada per strada? Certo, se occorre. Ma tu mi puoi aiutare. Come? Hai ancora i negativi delle foto che gli avevi fatto? Sì, sì. Bene, stampamene una copia. La mostrerò in giro nei supermercati, nelle stazioni di servizio, dovunque. E sono sicuro che qualcuno finirà col riconoscerlo. Ne sei convinto? Sì. Arriveremo sicuramente fino a lui. E trovato lui, troveremo Avery. Su, andiamo. Non dico questo, sto parlando di Stacy e me, siamo sempre stati leali l'uno con l'altro. Non abbiamo altra scelta, Jack. Siamo adulti, però, e in grado di scegliere. A me pare che tu abbia già scelto. Ti ci abituerai. No, non posso, non voglio. Dovrai abituarti. Jack, ormai siamo troppo legati per smettere di vederci. E poi devi riconoscere che non puoi fare a meno di me. Non riesco neanche a pensare di stare lontano da te. Ma i miei sensi di colpa mi perseguitano ovunque. Come? E che cosa hai detto? Sei veramente distratto stamattina. Ho detto solo... felice primo ottobre, tesoro. Ah, è vero.
Già, e stasera dovrò restare a Charles City. Charles City? Sì, la prima gara di nuoto in trasferta, non te lo ricordi? I ragazzi sono eccitati e lo sono anch'io. A proposito, ho chiamato Loren per questa sera e starà con JJ. Nel caso tu voglia uscire o sia costretto a lavorare fino a tardi in ufficio, come potrai vivere una serata senza di me?